Ciao a tutti e benvenuti in Tesla News. Oggi parliamo del feltro. Che cos'è il feltro? Il feltro non è nient'altro che una composizione, parliamo proprio così, composizione di fibre naturali come ad esempio la lana, in cui queste fibre si compattano tra di loro. Infatti il feltro non è un tessuto, ma una stoffa. Vediamo che Tesland ha preparato già tantissimi colori che io vi farò scorrere piano piano, dove ci sono le tinte unite, ma ci sono anche i mélange. La particolarità di questo feltro è che ha uno spessore di 3 mm circa e sono in forme da 50x50. L'utilizzo del feltro ormai si sa, è conosciutissima come una famosa azienda italiana l'abbia utilizzato per fare i famosi cappelli, ma l'utilizzo del feltro va benissimo anche per qualsiasi altro accessorio, sia di bigiotteria che appunto le famose borse di feltro. Vi racconto anche una chicca mentre vado avanti con i tantissimi colori, che ne sono davvero tanti, che come vedete ci sono le tinte più particolari, il fucsia proprio fluo acceso, oppure il mela, o andando avanti il bruciato. Io girerò sempre tutti questi colori e vi racconto anche una famosa leggenda. Una leggenda legata a San Giacomo, fratello di San Giovanni Evangelista. Siccome loro erano pastori e San Giacomo doveva correre tanti chilometri, nei suoi calzari decise, per andare più comodo, di inserire dei batuffoli di lana che le sue pecore perdevano attraverso i vari arbusti del passaggio, e con il calore, lo strofinamento, si dice che abbia proprio generato lui il feltro. Se ci fate caso, infatti, in alcune foto viene rappresentato con un cappello di feltro. Un'altra curiosità che vi posso dire sul feltro è da dove deriva il nome feltro. Deriva dalla città Feltre, in provincia di Belluno, dove già nel 300 d.C. vi erano proprio delle aziende che univano queste lane per poter creare il famoso feltro, che veniva utilizzato anche tantissimo per fare i pastrani, cioè quindi quei famosi mantelli che si mettevano sopra, perché la caratteristica anche del feltro è quella di essere un prodotto che isola dal freddo, ed è anche per questo che viene utilizzato molto per le babbucce, come potete trovare anche quello sul sito Tessiland. Altre piccole cose da dire sul feltro è che se per caso si sporca, l'importante è non inserirlo nell'acqua, ma bensì pulirlo con una semplice pezza bagnata. Alcune piccole irregolarità ci possono esistere nel feltro, come dei puntini un po' più scuri, un po' più chiari, ma la sua peculiarità è quella che viene utilizzato davvero per tutto. Io spero di non avervi annoiato, di avervi fatto vedere solo una parte dei colori presenti sul sito Tessiland, e sicuramente ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!